iniziamo a parlare di Destroy This Memory. Destroy This Memory è un libro di fotografia. Aspettate che blocco la tastiera così non ci dà fastidio mentre muovo il libro. È questo librone. Ok, è un librone che uno dice è un normalissimo libro di fotografia, ma dobbiamo un attimo contestualizzarlo prima di andare a vederlo, perché come mi piace dire, il contesto fa buona parte di quella che è la lettura di un libro fotografico. Ci sono libri che si possono leggere senza un contesto, ci sono libri che senza un contesto invece sono praticamente incomprensibili e ci sono libri come questo che in modo molto peculiare ti portano pian piano a scoprirlo questo contesto. Però innanzitutto due informazioni di base bisogna darle, perché Richard Misrach, riuscirò un giorno a pronunciare questo nome, sono anni che cerco di pronunciare Richard Misrach e non ci riesco. Misrach, ok? Richard Misrach è un grande fotografo americano, nato nel 1949, è entrato in contatto molto giovane con i movimenti di protesta negli anni 60 e ha realizzato, ha avuto una di quelle illuminazioni strane, perché lui è presente, ha realizzato un progetto che si chiamava Telegraph 3, ha realizzato questo progetto sui senza tetto della sua città, che allora era Los Angeles. La sua speranza era, con il libro, di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché le cose potessero cambiare, soprattutto sensibilizzare magari la componente politica della sua comunità, e ha realizzato questo libro. Vede che sostanzialmente non ha toccato l'animo di nessuno, che ha avuto difficoltà addirittura a distribuirlo, e quindi che cosa decide? Decide di ritirarsi praticamente al sud della California. Lui, che era nato al centro-nord a Los Angeles, si ritira a Baja California e si dedica sostanzialmente alla fotografia nel deserto, senza più fotografare praticamente esseri umani. La sua opera principale sicuramente è Desert Cantos. Cantos è, diciamo, la pluralizzazione del termine italiano, tra l'altro canto, dove praticamente, che praticamente è stato utilizzato anche da Ezra Pound, credo che lui ne sia venuto in contatto leggendo appunto Ezra Pound. E questi Desert Cantos non sono nient'altro che, finora, mi pare 39 immagini scattate a colori, 8x10 su banco ottico 8x10, sostanzialmente del deserto e di tutto ciò che gravita intorno a questo ambiente. Viene considerato uno dei padri della fotografia a colori, della fotografia a colori dal punto di vista artistico, quindi che ha introdotto il colore anche nell'ambito artistico. L'avevamo già visto in passato in un video, magari vi metto il video qua con Herzog, però diciamo che Misrach è sicuramente uno di quelli che ha dato veramente là all'utilizzo del colore in fotografia fine art, in fotografia artistica, tanto che in molti lo accomunano a gente che vende le foto per milioni di dollari, tipo Gursky o Strout, i due tedeschi, i due grandi tedeschi. Il concetto è che lui ha realizzato in questo suo progetto, che non è ancora finito, quello di Desert Cantos. Contemporaneamente si è dedicato al racconto di quello che è l'intervento umano nell'ambiente, specialmente raccontando questioni che riguardano i disastri che noi umani siamo in grado di creare nell'ambiente. Quindi ha raccontato inondazioni provocate dall'opera umana, che magari ha come dighe che vengono distrutte, baie che vengono allagate e così via. E poi ha raccontato degli incendi, ha raccontato della desertificazione. Il progetto più importante che riguarda quest'ambito, i progetti più importanti sono due. Il primo, di cui vi parlo adesso velocemente, è quello che si intitola, aspettate che non mi ricordo mai il titolo esatto, Orlando Berkeley Fire. Io non mi ricordo mai Berkeley. Orlando Berkeley Fire. Nel 91 praticamente scoppia questo mega gigantesco incendio in California e Misrach ha lo studio lì vicino e si dedica a realizzare le fotografie dell'aftermath, e vedremo che questo tornerà anche nel racconto di oggi.
va a fare le fotografie dell'aftermath di questo mega incendio, un po' come quello che c'è stato anche recentemente e come quelle che ci sono stati in Australia e anche da noi purtroppo abbiamo visto quest'estate, e realizza le foto della distruzione e tiene le fotografie nel cassetto per 20 anni, come una forma di rispetto verso le vittime, perché erano morte molte persone, fino a che non gli viene chiesto esplicitamente di realizzare un'opera con queste immagini, quindi realizza una mostra, un libro. Mentre esce questo libro, Orlando Berkeley Fire, praticamente succede che arriva l'uragano Katrina. E l'uragano Katrina sappiamo tutti che ha devastato New Orleans nel 2005. E anche qua lui raggiunge questa terra devastata sostanzialmente con l'intento di documentare quello che è il risultato dell'azione umana unita alla potenza della natura, no? E quindi va a fotografare l'aftermath. Anche qua realizza tutto con pellicola 8x10 con questo banco ottico, sempre ragionando da un punto di vista sia politico che estetico, cioè il suo scopo è quello di trasmettere un messaggio che sia anche di valore sociale e di valore politico, ma tenendo ben presente quella che è anche l'estetica dell'immagine, quello che è anche la resa qualitativa dell'immagine. Specialmente in questo periodo inizia a sperimentare anche la fotografia digitale con una delle prime Hasselblad con il dorso della Phase One. Mentre fa questo lavoro si porta appresso una macchinetta da 4 megapixel, una compattina fondamentalmente, che lui utilizzava per realizzare quelli che sono degli appunti, no? Vai a vedere un po' la location dove devi lavorare, fai delle foto un pochettino meno studiate, anche se vedremo che queste di Mishlak, per quanto siano poco studiate, sono delle foto straordinarie, e realizza circa 2000 scatti con questa compattina. A un certo punto si accorge che c'è un tema all'interno delle fotografie che ha realizzato. Di queste 2000 ne va ad estrapolare circa 1000, di queste 1000 ne va a estrapolare una cinquantina che entrano all'interno appunto del librone Destroy This Memory, che vi faccio vedere qua. Questo librone sostanzialmente è composto quindi dalle fotografie che Mishlak ha realizzato come side project durante il suo progetto principale, che non ha ancora visto la luce. Il progetto principale sull'uragano Katrina ancora credo che nessuno l'abbia visto, a meno che non mi sia perso qualcosa, e decide di realizzare questo libro, i cui fondi alla fine sono andati tutti quanti per l'opera di ricostruzione delle zone colpite dall'uragano. La cosa interessantissima di questo libro è la scelta precisa di Mishlak di non mettere nessun testo. Niente, non c'è l'introduzione, non c'è la postfazione, c'è giusto il colophon finale, perché quello penso che sia obbligatorio per legge, adesso vi faccio vedere, però per il resto non c'è nessun testo, perché il testo è stato aggiunto dalle persone che vivevano a New Orleans o dei soccorritori che hanno scritto sulle case dei messaggi per chi passava di lì, che possono essere messaggi di vario tipo, come vedremo, che dividono, le cui tipologie dividono il libro in sezioni fondamentalmente, e che ci portano a far emergere appunto il contesto. Io vi dico soltanto che quando ho visto per la prima volta questo libro non sapevo che si riferisse alla distruzione dell'uragano Katrina fondamentalmente, ero totalmente ignaro di questo. Ad essere sincero non conoscevo nemmeno Mishlak, ne avevo sentito nominare, però ci sono tante volte in cui sento nominare fotografi e poi dopo non ho tempo né la possibilità di documentarmi. Quindi che cosa è successo? Inizio a sfogliarlo, vi faccio vedere anche magari, vediamo un po' se funziona di botto così, perfetto. Ok, inizio a sfogliare questo librone che si scopre non essere da leggere, si scopre non leggibile così, ma va letto in realtà in questa direzione. Sfoglio questo librone e spero che voi vediate abbastanza bene, credo di sì. Inizio a vedere che c'è subito una prima immagine che chiede aiuto.
Tenete presente che quando io ho visto questo libro era circa il 2009, quindi il mio ragionamento è stato: sarà uno di quei libri che parla dell'abbandono da parte della popolazione delle zone tipo Detroit, Flint, eccetera, in seguito alla crisi dei mutui subprime, dove tantissimi erano stati cacciati di casa fondamentalmente. E quindi comincio a sfogliare, vedo che ci sono però delle scritte aiuto sul tetto. Vedo che in realtà ci sono tutti i muretti rotti, tutte le cose buttate alla rinfusa, cercate Dio, tutte queste scritte, sono qui e ho una pistola. E quindi incomincio a realizzare che no, probabilmente non riguarda la crisi dei mutui subprime, ma riguarda qualcos'altro. Quindi vado a leggere e scopro che a un certo punto, scopro che si tratta appunto dell'aftermath dell'uragano Katrina. E la cosa interessante è che ho avuto questa realizzazione a un certo punto, quando mi sono accorto che, vediamo un po' se riesco a tirarlo fuori, ecco qua, quando a un certo punto è venuta fuori questa immagine che ho scritto Katrina, you bitch, a quel punto sì, ho realizzato, e allora sono andato indietro a rivedermelo. E adesso che ce l'ho sotto mano, ho avuto la possibilità di analizzarlo un pochettino più a fondo e di vedere quella che è la struttura che io penso che Mishrak abbia imposto alla sua opera. Innanzitutto questo libro ci insegna una cosa fondamentale, che 4 megapixel vi bastano per fare una grande opera. Questo è appurato perché guardate qua che razza di libro ha realizzato. E due, che è possibile fare un libro di interesse estremo anche solo facendo foto a case diroccate. È veramente incredibile. E come dice Roberto, giustamente, I'm here and I have a camera. È la cosa in assoluto più importante. È il motivo per cui mi porto sempre dietro questa compattina qua, che adesso mi sta riprendendo qua. Quando non sono collegato me la tiro via, me la porto sempre dietro, perché non si sa mai. Non mi è mai capitato di avere la possibilità di fotografare un evento veramente importante, ma chi lo sa? Chi lo sa? E soprattutto magari potrei avere una buona idea e non avere lo strumento per registrarla. Poi detto questo, ormai abbiamo tutti quanti il cellulare che probabilmente basta e avanza, e sicuramente ha molti più megapixel della compattina del 2005 di Mishrak. Come funziona questo libro? Allora, questo libro inizia con dei messaggi scritti sulle pareti delle case e inizia sostanzialmente con persone che chiedono aiuto. No? È la prima fase dopo l'uragano. Diciamo che quando lui è andato in quest'area era già passato più di un mese, quindi diciamo che le acque si erano veramente chetate in tutti i sensi, e comunque rimanevano tutti i segni. Ma l'organizzazione che ha dato Mishrak di questo lavoro ci porta a scoprire pian piano, anche con gli occhi suoi, con gli occhi di Mishrak, quella che è stata la sua stessa realizzazione, quello che è stato il suo stesso rendersi conto della situazione. Quindi all'inizio ci sono persone che chiedono aiuto, persone che imprecano, cominciamo a vedere dei simboli strani che vedete qua, vediamo un po' se riesco a zoomare un filo. Sì, ok, ecco qua. Si cominciano a vedere dei simboli strani che presto avranno un senso. Ci sono delle scritte che dicono cercate Dio, e poi iniziano ad esserci anche la situazione in cui persone che non hanno veramente nessun altro posto dove andare sono costrette a stare in casa. E uno dei problemi principali di quel periodo, sicuramente vi ricordate, è stato quello dei looters, dei sciacalli che andavano per tutte queste abitazioni per rubare e devastare. Quindi iniziano ad esserci anche dei messaggi minatori, quindi looters shot, survivor shot again, con la tipica chiarezza e pragmatismo americano anche in questi casi. I will shoot to kill, in mezzo a tutta questa devastante devastazione, no? E poi ci sono anche degli esempi di come la gente
sia in grado, nonostante probabilmente una bassissima scolarizzazione, di rendere chiaro un concetto. Qui dice: don't try, I'm sleeping inside with a big dog, an ugly woman, two shotguns and a claw hammer. Praticamente dice: non provateci nemmeno, sto dormendo, sono qui dentro che sto dormendo con un grande, con un cane gigante, una donna brutta, due fucili e una specie di mega martello tipo quello di Thor. Looters will be shot. Siamo nella fase post survivor, no? Dopo la crisi, dopo l'outbreak di un virus che genera zombie, siamo ai survivor, quelli che si sono quei programmi che raccontano la storia di questi che si sono costruiti i bunker con tutto quello che gli serve per andare avanti 20 anni in un buco, no? Quindi siamo in questa fase qua. Poi inizia anche a ragionarsi anche su che cosa c'è dentro queste case, sostanzialmente, perché praticamente iniziano i residenti iniziano a lasciare vari messaggi, cioè iniziano a capire che sono di fronte ad un'esistenza in una città fantasma, fondamentalmente, dove non c'è più nessuno. Però ogni tanto qualcuno passano squadre di soccorso, passano looters, quindi sciacalli, qualcuno passa, e quindi cominciano ad esserci dei messaggi lasciati anche per chi dovesse passare di lì. Quindi in questo caso dice: attenzione che abbiamo dei cani e non ce ne andiamo. Sono tutte queste frasi minacciose. Abbiamo acqua e cibo, abbiamo dog, non ce ne andiamo, eccetera eccetera. E poi vediamo che a un certo punto ci sono queste scritte, dove compare la scritta SPCA. Viene fuori, dopo alcune ricerche, che questo significa che i soccorritori sono passati il 30 settembre e hanno lasciato questo messaggio, che vuol dire che c'erano due animali morti all'interno di questa casa, perché purtroppo non solo gli esseri umani ma anche tanti animali sono morti in questa enorme tragedia. Questa è per esempio una fotografia notturna veramente inquietante. I soccorritori, qualcuno che passava di lì, che si accorge che all'interno delle case c'è un qualcuno o qualcosa, scrive per esempio: dead dog qui inside. Qui dentro c'è un cane affamato, starved dog to dead. Quindi abbiamo visto che stiamo passando dalla fase, con questa immagine fondamentalmente, con questa immagine stiamo passando dalla fase più violenta, dalla fase mi devo difendere, alla fase adesso iniziamo a ragionare, cerchiamo di capire come sistemare questa situazione. E siccome non è possibile sistemarla tutto insieme, la cosa necessaria è quella di lasciarsi dei messaggi. E infatti Alessandro dice: interessantissimo narrare utilizzando messaggi lasciati dai residenti, c'è poco da fare, le fotografie non le fa il mezzo utilizzato e noi appassionati ci facciamo un sacco di seghe mentali. E c'hai assolutamente ragione, perché l'idea di prima di tutto fotografare un archivio di tutto questo materiale e poi di organizzarlo assolutamente è vincente. E a noi ce ne frega assolutamente niente del fatto che magari qua, se vedete qui, c'è del purple fringing, c'è del terribile purple fringing. Cioè, se adesso un obiettivo moderno ve lo vendono e trovate una righina viola in un punto iper contrastato, lo mandiamo indietro, gli diamo una recensione da zero stelline, Sigma può chiudere, dramma civile. In realtà non gliene frega niente a nessuno, perché che qui ci sia del purple fringing non ha nessuna importanza. Quello che ha importanza è il messaggio dell'immagine, il messaggio dell'immagine che tra l'altro, come vedete, è sempre molto, se vogliamo, quasi asettica, ma con un assetticismo, non so se c'è questa parola in italiano, con un assetticismo che ci porta a ragionare. Anche qui dice: ci sono 12 animali che sono rimasti qua, dog killers, perché non fanno avvicinare alle case, siccome erano pericolanti, erano state chiuse le case, quindi non si poteva neanche andare ad aprirgli. Una situazione veramente terrificante.
E andiamo avanti. Vedete che incominciano ad esserci questi simboli. Questo simbolo della X ha un significato preciso che ho scoperto successivamente. È diviso in quadranti, quindi il quadrante in alto sopra la X, il quadrante a destra, il quadrante in basso e il quadrante a sinistra. In alto dovrebbe esserci scritto chi è passato a controllare, quindi se passa la Guardia Civile, se passa la polizia, pompieri, eccetera, eccetera. In questo caso non è stato segnato. Qua la data, il 13 di settembre. Qui un messaggio che si vuole lasciare, possible body, quanti? Uno. Quanti miss, quanti ne mancano? Uno di otto. E quindi capiamo che la gente è morta qui dentro e quindi si entra nella fase del ricordo, nella fase dei messaggi lasciati direttamente alle persone. Rip Thomas. Rip Chitown. San Bernard killed Carol. Ho scoperto che è una storia terrificante di questa persona che è rimasta chiusa in casa con il suo San Bernardo che alla fine l'ha uccisa. È veramente terrificante. E qui arriviamo a quello che è il primo stacco fortissimo, perché Mizrak decide di inserire quello che è un messaggio piuttosto chiaro. Fuck you. Più chiaro di così non si può. E quindi, secondo sue parole, decide di inserire una sequenza che lui definisce semi-cinematografica, cioè di fatto è la stessa scena ripresa sempre da più lontano per tre fotografie, che ci porta a fare come una zoomata indietro, no? Vediamo questo sonoro vaffanculo e ci allontaniamo, ci rendiamo conto che è su un container che a sua volta è vicino a una casa abbandonata e completamente distrutta. Veramente un'immagine fortissima, secondo me questa sequenza è emblematica e starebbe bene anche in un film. E poi iniziamo con le recriminazioni, no? Cioè con anche un po', se vogliamo, l'ironia che inevitabilmente scaturisce nel momento in cui si arriva veramente al limite. E quindi si comincia a dire che Katrina is a bitch. Katrina, you bitch, questa è l'immagine che vi dicevo che mi ha fatto realizzare che stavo vedendo appunto qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo immaginato. Qui dice, guardate che sono vivo. Oppure, Michael, dove sei? E vengono lasciati anche i numeri di telefono perché la gente non si trovava. Se qualcuno fosse tornato a casa avrebbe visto il numero da chiamare per ritrovarsi. Lisa e Ronnie, Lisa e Donnie stanno bene. E così via, stiamo tutti bene, noi e quattro cani. Jane, guardate il rigore con cui sono state scattate queste immagini, pur essendo assolutamente su iper basiche, realizzate veramente senza guardare alla parte tecnica, ma quanto sono forti, quanto sono pregnanti. Ci dispiace, ci siamo trasferiti, sorry you have moved. Con tutto il mio cuore. Nessun animale trovato dentro. Guardate che devastazione incredibile. Qualcuno è stato salvato. Teniamo fede. Questa invece è un'immagine veramente incredibile, che ci fa capire come la gente ragioni anche in modo un po' assurdo delle volte. Questa macchina trascinata dalle acque sopra ad una barca e il messaggio, che probabilmente non riuscirete a leggere, ma dice per favore, quando rimuovete la macchina cercate di fare piano e di non spaccare la mia barca. Veramente incredibile. Veramente incredibile. Grazie Katrina. Grazie Katrina, brutta stronza. TNA non so chi possano essere sinceramente, probabilmente i governatori o qualcuno della politica locale. Ci piace tantissimo quello che avete fatto con il posto. Questo è un altro grande esempio di ironia, un grande esempio di ironia in fotografia, dove c'è un cartello di vendesi
yard sale, gli yard sale sono quelle cose in America per cui la gente porta davanti al suo giardino praticamente le cose di cui si vuole sbarazzare e vuole vendere al pubblico, e praticamente yard sale sta a indicare tutto quanto. Anche qui, in mezzo a tutta questa distruzione, qualcuno ha trovato per caso il cappello di una strega di Halloween, qualcosa del genere, vicino a una casa, e ha pensato di scrivere Wicked Witch con la freccia. Elvis ha lasciato la casa. Pare che questo fosse uno dei cartelli più gettonati. Garage sale, stessa cosa di prima, con il yard sale. Eh sì, Brownie, hai fatto un ottimo lavoro. E poi cominciamo a vedere che ricostruiamo questa casa. Cominciamo a vedere quella che è una vera reazione. Persone che chiedevano a Bush di dimettersi. Lo stronzo che mi ha... Son of a bitch, che mi ha raidato, che mi ha rubato in casa, ti ammazzerò. Isaia 26.3, sinceramente non so a che paragrafo si riferisce, sarebbe interessante andarlo a leggere, poi andrò a leggerlo. E poi qua inizia, da Isaia 26.3 in poi, quella che è anche la ribellione nei confronti delle compagnie assicurative, che si rifiutavano di risarcire i proprietari delle case, con due scuse contemporaneamente opposte. A chi chiedeva risarcimento per inondazione dicevano che i danni erano stati causati da un uragano e quindi dal vento. A chi chiedeva i risarcimenti per danni da vento dicevano che i danni erano stati causati dall'inondazione. Quindi diciamo che qua ci sono delle brutte pubblicità per le compagnie di assicurazione come State Farm, come Liberty Mutual. La vendo a Liberty Mutual così com'è. State Farm, chiamatemi. L'assicurazione ha vinto $200,000 di casa, $5,000 di Classic Jaguar. Sono stato fottuto da Allstate. Sono morto qui aspettando... Qua non so, non riesco a leggere. Mi dispiace. La fine è stata qua. Sogni infranti, cominciamo con la fase anche più filosofica. Ricostruiremo, e c'è questo crocifisso buttato dentro un cassonetto dei rifiuti. Mi mancherai. E in fondo. E adesso? Non so cosa ne pensate di questo libro. Non mi sono soffermato sulle singole immagini, principalmente perché chiaramente non hanno un valore di per sé, cioè una immagine presa singolarmente in questo caso è il classico esempio di quello che è un intero progetto, di come l'immagine da sola non riesca a reggere il peso di tutto quello che l'autore vuole dire e ha bisogno quindi di una serie di immagini. Intanto leggo un attimo i commenti che mi avete scritto mentre stavo guardando il libro, scusatemi se mi sono un po' perso. Per fare un parallelismo, mi è capitato di vedere qualche progetto fotografico italiano che documentava la condizione delle città colpite dal terremoto di turno, ma nessuno mi entusiasmava. Mancava loro sempre quel qualcosa che ti li fa ricordare, che ti fa riflettere, niente che potesse competere con una realizzazione come questa. E, sì, non credo che sia una questione semplicemente italiana, nel senso non è che... non penso che i fotografi italiani siano meno bravi di quelli americani o che siano meno capaci di raccontare di quegli americani. Penso invece che ci siano talmente tanti fotografi americani che
alcuni di loro siano veramente, veramente tanto sopra la media, e Mirage è uno di loro dal mio punto di vista. Questo lavoro è eccezionale, sia per come è nato, sia per come è stato realizzato, perché è nato senza l'idea di realizzarlo ed è uno di quei progetti pensati a posteriori, riguardando l'archivio, cercando di capire cosa ho dentro questo mega hard disk e vedendo che c'è un filo conduttore e costruendo una narrazione che ci porta appunto a leggere, come abbiamo fatto adesso, questo libro senza aver bisogno di nessuna introduzione, senza aver bisogno di nessuna prefazione, senza aver bisogno dello storico dell'arte di turno che scrive la prefazione e ti dice quanto è importante questo libro. Per quanto a me piaccia leggere le introduzioni, ci sono introduzioni a libri molto importanti che mi hanno entusiasmato, che mi hanno fatto capire a fondo il libro, ma questo dal mio punto di vista non ne ha bisogno perché di per sé è un libro scritto dai graffiti, è una cosa veramente straordinaria. Ed ecco che invece sono stati trovati i messaggi, grazie a Angelo, grazie a Mirage per il bellissimo progetto. Che cosa dice Isaia 26:3? Dice: a colui che è fermato nei suoi sentimenti conservi la pace perché in te confida. Ok, è un messaggio interessante, anche Eugenio aveva trovato lo stesso messaggio interessante. Roberto dice: potentissimo, costruito bene, potrebbe averle scattate in un giorno solo e poi le ha organizzate e ha dato loro una cronologia. Lui è rimasto, se non sbaglio, qualche settimana in zona perché ha realizzato un progetto più lungo, ma in realtà avrebbe tranquillamente, come dici tu, potuto realizzarle in un giorno solo praticamente, perché effettivamente se avesse avuto l'idea iniziale di realizzare questo tipo di progetto avrebbe potuto farlo. Tra l'altro, un'altra cosa, che praticamente quando lui ha pubblicato questo libro gli ha scritto la proprietaria di questa casa, che ha ritrovato casa sua nella copertina del libro, l'ha ringraziato per tutto quello che ha fatto e gli ha raccontato che la cosa più difficile per loro è stata che dopo la distruzione della casa, la loro famiglia, loro vivevano, lei, suo fratello, i suoi genitori e credo i figli di lei, ora perdonatemi, non mi ricordo perfettamente, i figli di lei sono stati separati e mentre prima vivevano tutti in un posto, adesso vivevano a 60 miglia di distanza, tipo circa 110 chilometri più o meno di distanza. Quindi anche questo un altro aspetto interessante. Sì, non ne facevo un discorso di nazionalità del fotografo, giusto, bravo, forse allora avevo capito male, io mi scuso, però è vero che non ho visto nemmeno io progetti veramente ben fatti su disastri italiani. Non so se qualcuno di voi ne ha qualcuno in mente, me lo dica. Adesso su due piedi non me ne vengono in mente. Ci sono stati naturalmente progetti all'Aquila, eccetera, ma non mi viene in mente nulla di veramente significativo o di molto particolare come questo. Va bene, se non ci sono altre domande, visto che siamo già a 45 minuti di live, sono contento che siate ancora qua con me, andrei, se vi va, a parlare di Minamata, che mettiamo da parte questo librone. Trovate il link in descrizione del libro, è ovviamente un link affiliato, quindi se per caso lo acquistate, una piccola percentuale del costo di copertina ovviamente verrà ad aiutare un pochettino il canale nel suo proseguimento. Bevo un secondo che sono disidratato. Bello della diretta è che si può anche perdere quei 5 secondi per rilassarsi e per leggere i commenti. Ok, veniamo invece a Minamata. Attenzione che Enrico dice:
Sempre riguardo a The Soy Dismemory, il fatto che sia nato posteriore fa pensare, forse anche in USA è difficile trovare buoni progetti sulle calamità naturali. Forse è difficile realizzare buoni progetti in prossimità delle calamità naturali. Forse questo potrebbe essere uno spunto di riflessione. Cioè, nel momento in cui la ferita è non solo aperta ma sanguinante, c'è il fotogiornalismo. Cioè, vai a raccontare esattamente quello che sta succedendo, no? Come vedremo adesso, per esempio, in Minamata, banalmente. O in una zona di guerra. Sta succedendo qualcosa, ci sono gli inviati e le persone che vanno per raccontarcela così come la vedono, senza stare a pensare a una progettualità, a meno di casi veramente molto particolari. E poi c'è una fase di riflessione che arriva un po' dopo, no? Dopo che appunto le acque si sono calmate, probabilmente arriva anche il momento in cui è possibile ragionare su che cosa fare, come raccontare quella cosa. C'è anche il tempo per capire che cosa è successo, c'è anche il tempo per ragionare su eventuali colpe, su eventuali responsabilità, quindi c'è tutta quella fase secondaria che probabilmente, facendolo a posteriori, non solo dal punto di vista di ho una serie di fotografie, ne tiro fuori tot e realizzo un libro, ma anche a posteriori dal punto di vista vado sui luoghi dopo, forse permette di ragionare un pochino più a mente fredda su quello che è stato e su come si vuole raccontarlo. È una riflessione interessante, grazie Enrico. Ci ragionerò sopra perché secondo me c'hai ragione. Quindi molto molto interessante. E che dire? Per me è tutto, spero di avervi intrattenuto bene per quanto possibile in questa ora e 22. Credo che sia stata una bellissima diretta. Confermo di trovarmi meglio su YouTube rispetto che su Twitch. È un ambiente forse più consono a me e al mio modo di parlare, al mio modo di ragionare. Consentitemi due velocissimi plug, praticamente, che è la classico raccomandazione di venirmi a trovare su Telegram t.me/hotnol, oppure vedete @hotnol, lo cercate, vi iscrivete su Telegram. Cosa faccio? Pubblico spunti di riflessione. Adesso sto un po' ragionando su come mantenere il canale Telegram, perché voglio armonizzarlo sempre più. Con chi è iscritto da un po' sa che ho introdotto modifiche nel tempo, quindi ci stiamo lavorando. E anche su Substack, dove c'è Substack qua, ok, dove praticamente c'è la newsletter, dove vengo pubblico il podcast Hotnol, On the Nature of Life, il podcast classico, poi c'è il podcast semi segreto Hotnol & Chill, e poi ci sono le mie riflessioni sulla mia fotografia, che è il blog Composizioni. Quindi vi chiedo, se vi va, di venire a trovare lì. Ma soprattutto ho scoperto che per YouTube è molto importante non solo iscriversi al canale, questo mi farebbe molto piacere da un punto di vista di vanity metrics, ma è molto importante mettere il pollicione in su. Cioè, se vi è piaciuto, mettete il pollice in su, perché a quanto pare rende più trovabile questo video. Se vi va, potete anche condividerlo di modo che altre persone interessate possano in qualche modo trovarlo. E a me non resta che darvi un grande abbraccio, salutarvi, e ci vediamo ovviamente giovedì prossimo alla prossima diretta. Ciao anche ad Angelo.